Il valore dei beni confiscati è un valore particolare, che non è l'affidamento di beni che sicuramente hanno un valore sociale, ma sono beni che ricordano qualcosa. Allora noi dobbiamo avere più strumenti, più consapevolezza, più partecipazione rispetto ad un intervento dello Stato che colpisce la criminalità organizzata, ma che al contempo restituisce alla comunità, quindi alla collettività, quei beni, dandogli però una destinazione che rappresenta un riscatto sociale, culturale, anche economico in alcuni casi, quando si parla per esempio di aziende, ma anche di altri beni. È certo che ci sono tantissimi beni, tante aziende che hanno bisogno di essere portate avanti e di essere sviluppate, beni immobili che devono essere assegnati, è necessario restituire cioè l'immagine di una effettiva antimafia che nello stesso momento sia sviluppo economico per le persone che osservano le regole. Un convegno sui beni confiscati oggi a Palazzo San Giacomo per affrontare un tema sempre di particolare attualità e di interesse sociale, a partire dalla storia, dall'evoluzione normativa e dal ruolo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Istituita nel 2010, la struttura ha sede principale a Reggio Calabria ed altre sedi a Roma, Palermo, Milano e Napoli. Fra gli argomenti trattati oggi, un'indagine conoscitiva sul valore sociale dei beni, il loro riutilizzo come volano di sviluppo dei territori e la gestione di quelli trasferiti al patrimonio indisponibile del comune. Il sistema è farraginoso fin quando l'agenzia non si doti di un numero sufficiente di personale. Laddove arriva lo Stato bisogna dare una forza imprenditoriale nuova, soprattutto nel momento in cui questi beni vengono sottratti alle mafie. Vogliamo che ci sia una consapevolezza, una partecipazione diversa anche da parte della città stessa, quindi di tutti quegli enti, ma non soltanto gli enti, i cittadini tutti, che evidentemente partecipano anche di un cambiamento culturale e sociale. Dobbiamo restituire quel valore, il valore iniziale che è rappresentato dalla confisca dei beni alla criminalità organizzata.